Grazie. Grazie all'onorevole Marta Grande. Last but not least, l'onorevole Pia Locatelli, prego. Anch'io, come abbiamo fatto tutte, ringrazio la Presidente, ringrazio l'intergruppo, ma voglio in particolare ringraziare Anna Rossomando, perché l'idea di questa iniziativa è sua. E confesso che quando lei ha posto il problema del contrasto a Daesh, mi è sembrata un'ambizione smisurata e così, non riuscivo a immaginare cosa potesse essere. Eppure c'era la sensazione che dovesse essere una cosa da fare, ma una sorta di paralisi di fronte alla grandezza di questa ambizione. Poi ne abbiamo parlato, abbiamo avuto il sostegno della squadra che ci assiste e questo è il risultato, queste presenze. Posso dire, questa iniziativa non poteva essere più tempestiva, perché proprio ieri in aula abbiamo approvato un decreto contro il terrorismo. E naturalmente tutti parliamo delle azioni contro il terrorismo e diciamo bisogna fare questo, approviamo, ratifichiamo, abbiamo ratificato 10 convenzioni e poi abbiamo parlato di prevenzione, ma guardate, è molto più facile approvare le convenzioni che poi immaginare azioni vere di prevenzione. Mi pare che qui stiamo facendo un passo concreto in questa direzione. E allora dobbiamo fare buonissimo uso di questa opportunità e di questa esperienza, partendo da una indicazione che ci ha dato Maria Giannetti: attenzione alle politiche di chiusura. Guardate, noi italiani, noi paesi, siamo stati tra i grandi sostenitori di Schengen e in questo momento difficile continuiamo a sostenerlo. Ma la cosa incredibile è che paesi che sono sempre stati accoglienti, che hanno una storia di accoglienza e di welfare accogliente, ecco, si stanno chiudendo questi paesi. E se si chiudono loro, cosa succede? E perché questi paesi vivono le conseguenze di altri paesi con delle tradizioni meno forti e dicono: ma non sarò io l'unico a subire le conseguenze delle non chiusure. E invece proprio da questo convegno ci è venuto un suggerimento: ci vogliono atti improbabili. Quando gli altri chiudono, noi dobbiamo aprire. Chiudono, noi dobbiamo aprire, perché poi sono con le azioni concrete che noi possiamo forse conseguire qualche risultato. Quindi gesti improbabili. E a proposito di gesti improbabili, le due testimonianze. Guardate, due madri che hanno reagito ad una comune disgrazia con delle azioni che vanno nella stessa direzione, pur usando degli strumenti diversi, perché Salia, oltre al suo dolore, ha messo a disposizione le sue competenze professionali. Un assistente sociale che ha usato le sue conoscenze per contrastare Daesh, e Christian che ha usato soprattutto la sua esperienza drammatica e il suo aver vissuto lo stigma dell'essere madre che ha allevato un terrorista. Ma no, non potrebbe esserci una cosa più crudele di questo, questa accusa. Ed entrambe con strumenti diversi hanno iniziato un'azione transnazionale, perché questa poi è la bellezza della loro esperienza, partendo dal livello locale. Ed è stata molto importante l'insistenza sia delle due esperienze, ma sia degli esperti e delle esperte, partire dal livello locale per allargare l'azione. Noi cosa possiamo fare? Copiare, imparare, diffondere e proprio pensare ad un piano che dobbiamo fare. Come intergruppo. A me pare che come intergruppo non siamo numerose qui, perché poi la nostra vita di parlamentari è una vita che è scandita anche da esigenze di altri, ma noi dovremmo imporci un momento di riflessione, forse costituire una sorta di sottogruppo che si occupa di questo tema, perché è un tema troppo importante per metterlo in un calderone generale, perché siamo 80 in questo intergruppo, ma poi i lavori si possono suddividere.
come posso dire, costituire un gruppo di riflessione e un gruppo di azione, utilizzando gli stimoli che ci sono arrivati. Intanto la sollecitazione del professore Di Horus, che dice: attenzione, se non c'è il sistema politico che ci sostiene, il modello non funziona, perché bisogna avere la capacità di mettere insieme gli strumenti che ci sono, ma poi di fare azione, anche osando, perché il riferimento all'extreme dialogue, guardate, dialogo estremo, ci deve spingere ad osare. Io capisco la prudenza della collega che ha parlato prima, dicendo attenzione, facciamo le distinzioni, certo, però nel momento di partenza noi dobbiamo essere aperti, non essere chiuse per paura, perché il rischio è di tagliare fuori delle possibilità di indicazioni che ci possono venire. E sono rimasta impressionata anche da quello che ci ha detto il professor Köhler, che ha detto: la nostra rete riguarda 11 paesi, tra questi l'Italia. Io non lo sapevo, forse qualcuno lo sapeva, ma vuol dire che già abbiamo qualche... Allora dobbiamo anche utilizzare questa indicazione per partire da alcuni riferimenti che ci sono già e quindi essere capaci di metterci in questa situazione. Quindi impegno, e io farei due proposte, oltre a quella del stabilire subito i contatti con quello che c'è: l'impegno nelle scuole, magari in collaborazione anche con il Ministero, e secondo, una sorta di collegamenti con altri caucus di altri parlamenti, almeno europei, perché come per noi oggi è stata una scoperta, immagino che anche altri caucus possano essere in condizioni di dover sapere, iniziare a sapere. E quindi credo che, ecco, adesso su questo tema deve partire l'impegno dell'intergruppo nella sua complessità, oppure in una sua parte, perché è un lavoro troppo importante per sconfiggere il radicalismo, che in questo momento ha assunto la connotazione islamista, ma come è stato detto all'inizio, il radicalismo c'è, si manifesta in forme molteplici. Per adesso affrontiamo questo, ma è un tema da affrontare sempre alla radice, perché noi abbiamo bisogno di costituire comunità più forti ed inclusive, soprattutto in questo momento. Grazie. Grazie. Grazie all'onorevole Pia Locatelli. E allora, con il suo intervento si conclude questa mattinata dedicata alle donne in una battaglia difficilissima, cominciata tanto tempo fa, che deve aumentare, deve continuare, grazie all'intergruppo parlamentare e grazie alla Presidente Boldrini per questa mattinata. Buon proseguimento, grazie mille.